Ci sono molte idee sbagliate sull'algoritmo di YouTube. Molti presunti esperti ti diranno di pubblicare solo video corti, quelli verticali, di postare solo a specifiche ore del giorno o che i tuoi video devono essere più lunghi di 8 minuti. O ancora che l'algoritmo di YouTube non apprezza certi stili di contenuto. Ciao, io sono Costantino e ho due canali YouTube. Quindi in questo video ti spiegherò rapidamente come funziona l'algoritmo di YouTube e ti dirò quello che devi fare per far crescere il tuo canale, senza giri di parole. Tutte le convinzioni comuni che ho menzionato all'inizio di questo video sono false. Devi renderti conto che là fuori ci sono molti falsi esperti che cercano solo di ottenere visualizzazioni per i loro video, dicendoti essenzialmente due cose: A, ciò che vuoi sentirti dire, oppure B, qualcosa di esagerato e spesso non vero, solo per ottenere visualizzazioni e coinvolgimento. Ora, sotto la sua complessità, l'algoritmo di YouTube in realtà è molto semplice. E sono qui per dirti che in realtà non lavora contro di te. Se sei un creatore sulla piattaforma, l'algoritmo farà del suo meglio per lavorare insieme a te. I tuoi contenuti devono essere solo abbastanza buoni. L'algoritmo non lavora mai intenzionalmente contro di te. Il ruolo dell'algoritmo, quando hai un canale nuovo o piccolo, è di spingere i tuoi video verso un ampio gruppo di persone per trovare il pubblico giusto. Se non hai ancora molti iscritti quando inizi, l'algoritmo spingerà tutti i tuoi video come modo per suggerire il tuo contenuto verso nuovi spettatori, nella speranza che siano interessati. Da lì YouTube troverà il tuo pubblico. In questo caso, quando l'algoritmo spinge i tuoi contenuti, se non ottieni click o hai un tasso di visione basso, l'algoritmo smetterà di raccomandare i tuoi video. Tuttavia, se molte persone cliccano sul tuo video e guardano la maggior parte del video, l'algoritmo continuerà a suggerirlo a sempre più persone nel tempo. È davvero così semplice. Per i nuovi canali, l'algoritmo spingerà i tuoi contenuti. Più persone cliccano e guardano, e meglio è. Meno persone guardano e meno cliccano, e peggio è. D'altro canto, se hai già un pubblico, l'algoritmo mostrerà i video ai tuoi iscritti e agli spettatori abituali come una sorta di prova, di test. Se i tuoi iscritti cliccano sul video e lo apprezzano, l'algoritmo lo raccomanderà a più spettatori, inclusi quelli che non sono ancora iscritti. Se invece i tuoi iscritti non cliccano o non interagiscono con il tuo video, l'algoritmo non lo spingerà, assumendo che sia di bassa qualità. È così che funziona l'algoritmo. Quindi è importante capire la grande differenza tra come l'algoritmo funziona tra i canali nuovi e i canali già affermati. È completamente diverso. Nei nuovi canali l'algoritmo cerca di trovare il tuo pubblico, mentre nei canali affermati basa il successo del contenuto nel pubblico già esistente. Allora, come fare a far funzionare l'algoritmo a nostro favore? Comunque, se sei arrivato a questo punto del video e ti sta piacendo, fammelo capire mettendo un like. A questo punto, ecco, ti lascio qualche secondo per mettere un like. Almeno l'algoritmo, a proposito di algoritmo, diciamo, spingerà questo video verso altre persone, diciamo, interessate. Ti ringrazio. Ok, continuiamo. Ecco alcune cose su cui concentrarsi. Evita di concentrarti troppo sulla parola algoritmo. Devi sostituire la parola algoritmo con pubblico. Quando inizi con un canale nuovo o piccolo, è importante definire il tipo di contenuto che vuoi creare, il tuo tipico spettatore di riferimento e cosa vuole vedere, sentire o imparare. Consiglio sempre di scegliere una nicchia in cui si ha esperienza o un interesse profondo. È fondamentale creare dei contenuti che ti connettano alle persone di quella nicchia. Questo rende più facile immaginare quali video ti piacerebbe vedere e capire a come potrebbe interagire il tuo pubblico. Trova una nicchia in cui hai esperienza o interesse e crea video che vorresti vedere. Un altro punto importante è che l'algoritmo non si preoccupa se pubblichi ogni giorno alle 17 o meno. Ogni volta che pubblichi un nuovo video, l'algoritmo fa sempre il suo lavoro, che è quello di spingere i tuoi contenuti e di provarli, di testarli.
Non c'è bisogno di preoccuparti di danneggiare l'algoritmo se perdi un giorno o un orario specifico. Al contrario, pensa al tuo pubblico. Naturalmente, se vuoi un pubblico fedele, è importante essere coerenti, costanti, perché ciò costruisce una relazione con il tuo pubblico. Diverse nicchie avranno tassi di visualizzazione diversi, quindi cerca di capire la tua nicchia e adatta la frequenza di pubblicazione di conseguenza. L'algoritmo si preoccupa solo di una cosa: mostrare i tuoi contenuti a persone che potrebbero essere interessate e farle guardare quanto più possibile. È essenziale creare contenuti intrattenenti o educativi che i potenziali spettatori sentono di dover assolutamente vedere. Fai una ricerca approfondita sulla tua nicchia per identificare opportunità o reinventare video virali, aggiungendo il tuo tocco personale. Devi concentrarti su ciò che ti rende unico nella tua nicchia per distinguerti. Se stai iniziando su YouTube o sei in una fase di stagnazione, ti suggerisco di creare 10 nuovi video ben ricercati e realizzati nelle prossime settimane. Fai ricerche sul pubblico, analizza video dei concorrenti e crea 10 video tuoi basati su queste informazioni. Una volta pubblicati, lascia che l'algoritmo faccia il suo lavoro e raccogli i dati per capire cosa ha funzionato e cosa no. Infine, considera YouTube come un investimento a lungo termine, non come un trading giornaliero. Non farti ossessionare dai dati ogni giorno. La crescita avviene con una traiettoria lunga. Concentrati sempre sul pubblico, non sull'algoritmo. Spero che questo video ti sia stato utile. Ti abbia dato una nuova prospettiva sull'algoritmo. Lascia un commento o le tue domande qui sotto e ti risponderò. Non dimenticarti di iscriverti al canale se ti è piaciuto, se ti piacciono questi contenuti, di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche e di condividere questo video se ti è piaciuto. Grazie per aver guardato e ciao da Costantino. Alla prossima, ciao.